Buonasera da Sicilia 24, questi titoli. Mafia, blitz contro il mandamento di Brancaccio, dove si spara e si uccide. Pizzo, droga e scommesse clandestine, gli affari illeciti del clan, 9 arresti. Fate rientrare mio figlio in Italia, parla Sicilia 24, la mamma di Filippo Mosca, il giovane siciliano detenuto in Romania. Giovedì è previsto l'inizio del processo d'appello. A Paternò, nuova lite con accoltellamento nella baraccopoli di Ciappe Bianche, mercoledì vertice in prefettura per lo sgombero. Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, la protesta arriva a Palermo il 12 marzo, presidio per salvare il centro di eccellenza. Le pessime condizioni di via Santa Sofia a Catania, pericoloso tra rattoppi e buche percorrere la strada che porta al policlinico. Calcio, Lega Pro, solo un misero pareggio per il Catania al Massimino con il Monterosi. La vittoria a Brindisi avvicina il Messina alla zona playoff. In Serie B il Palermo perde in casa del Brescia e si allontana dalla promozione diretta. Bentrovati in apertura all'operazione antimafia a Palermo nel quartiere Brancaccio. Dopo l'omicidio allo Sperone scattano 9 arresti. I clan controllavano estorsioni, piazze di spaccio e scommesse clandestine online. Nell'inchiesta era coinvolto anche Giancarlo Romano, ucciso lunedì scorso. Marco Gullà. L'omicidio allo Sperone di Giancarlo Romano ha solo accelerato le manovre degli inquirenti per evitare ritorsioni e vendette. E così nella notte sono scattate le manette per 9 persone. Un colpo al mandamento di Brancaccio, un blitz programmato da tempo che ha avuto un'improvvisa accelerazione dopo l'ultimo omicidio. Romano aveva 37 anni, ma era già un astro nascente di Cosa Nostra. Nel blitz odierno anche lui doveva finire in manette. L'indagine si è concentrata sulle famiglie di Brancaccio, Rocella Guarnaschelli, Corso dei Mille, hotel, officine meccaniche, bar, venditori ambulanti di street food. Il pizzo si continua a pagare a tappeto. Ancora una volta, come era emerso in passato, regna il silenzio fra gli operatori economici che considerano le estorsioni come il male minore o addirittura un gesto di solidarietà. Si paga per paura, ma anche per convenienza e connivenza. Una dozzina le estorsioni ricostruite dagli investigatori, ma un solo imprenditore che sta ristrutturando un condominio nella zona di via Messina Marine ha deciso di denunciare. Preme dire che questa accelerazione, questa progressione, sia dal punto di vista giudiziario che investigativo, è certamente il frutto dei recenti eventi fatti sangue che sono avvenuti nell'area mandamentale di Brancaccio. Chiaramente mi riferisco al fatto, al grave fatto di sangue avvenuto il 26 febbraio, che è costato la vita a Romano Giancarlo, nonché al grave ferimento appunto di Caruso Alessio Salvo. E poi c'è la droga, con lo Sperone che si conferma una delle principali piazze di spaccio e i pannelli per le scommesse clandestine. La mafia non molla nulla, una piovra asfissiava anche chi vendeva lo sfincione per strada. La notizia del trasferimento di Chico Forti dagli Stati Uniti in un carcere italiano per finire di scontare la sua pena riaccende la speranza di Ornella Matraxia, la madre di Filippo Mosca, detenuto da quasi 10 mesi nel carcere di Porta Alba in Romania. Giovedì è previsto l'inizio del processo d'appello per il giovane siciliano. L'ha sentita per noi Emanuela Corsi. Chiaramente sto male da 10 mesi ormai, perché sono esattamente 10 mesi che mio figlio è in Romania. A parlare Ornella Matraxia, madre di Filippo Mosca, il giovane 29enne di Caltanissetta che da quasi 10 mesi è detenuto nel carcere di Porta Alba a Costanza in Romania, dopo la condanna in primo grado a 8 anni e 6 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il caso dell'estradizione di Chico Forti ha riacceso la speranza nella donna che chiede giustizia per il figlio. L'altro ieri ho appreso questa notizia bellissima, dopo tanti anni si riporta a casa un cittadino italiano. I casi giudiziari sono chiaramente molto diversi, però quando parliamo di detenzione all'estero, noi che ci passiamo e che ci siamo, e chi ci è passato sa bene quali difficoltà deve affrontare, per cui c'è veramente una grande empatia nei confronti di tutti i cittadini italiani detenuti all'estero, innocenti o colpevoli, per cui spero davvero che ci sia un interesse da parte del governo anche nel caso di mio figlio, di Filippo,
E anche nel caso di Luca Camilleri, che sta lì assieme a lui, un altro ragazzo italiano. Il prossimo 7 marzo è previsto il processo d'appello. Io voglio chiedere a tutti i media, ai giornalisti, a tutte le persone che davvero mi sono state vicine a me e a Filippo in questi mesi, di garantire una loro presenza all'appello, perché per noi davvero diventa importante che i riflettori siano accesi anche durante l'udienza in appello del 7 marzo. Questo in qualche modo ci farebbe sentire ancora più tutelati e probabilmente anche i giudici staranno magari più attenti a giudicare nella maniera più opportuna in base alla legge. Avevano 14 munizioni calibro 380 in un'auto noleggiata. I carabinieri di Catania hanno denunciato due ragazzi, un 18enne e un minorenne, fermati nella zona di via Capopassero da due militari a bordo di una moto. I ragazzi non hanno saputo fornire plausibili spiegazioni sulla provenienza delle cartucce, contraddicendosi e inventando solo scuse banali. Sgombero Baraccopoli, ciappe bianche a Paternò. Mercoledì un vertice in prefettura per il futuro dei braccianti stranieri che vivono nel degrado. Intanto una nuova lite tra due nordafricani è finita con un accoltellamento. Emanuela Corsi. Un vertice in prefettura per decidere il futuro dei braccianti extracomunitari che vivono nella baraccopoli di Ciappe Bianche a Paternò. Mercoledì rappresentanti sindacali, vertici di INPS, INAI, ASP, Ispettorato del Lavoro, Croce Rossa e Caritas, assieme al sindaco Naso, si riuniranno su convocazione del prefetto Librizzi. Pensiamo che sia necessario agire con strumenti e decisioni che vadano ben al di là dello sgombero che non può affatto rappresentare una vera risposta. Il primo cittadino di Paternò lo scorso 27 febbraio ha disposto infatti tramite un'ordinanza lo sgombero dell'area privata occupata abusivamente dai migranti dopo la denuncia della proprietaria. Un provvedimento che ha sollevato numerose polemiche perché al momento manca un piano per alloggi transitori alternativi e il rischio è che gli extracomunitari, per lo più tunisini e marocchini, possano finire per strada. Bisogna mettere fine a questa indecenza attraverso un piano di riconversione dell'aria, attingendo pure alle risorse comunitarie per la realizzazione di moduli abitativi in grado di affermare sicurezza, igiene e dignità a donne e uomini, soprattutto di nazionalità straniera. Venerdì scorso una nuova lite tra due nordafricani è finita con un accoltellamento. La vittima fortunatamente è stata ferita in modo lieve. Il 4 febbraio scorso invece la morte del 26enne Mohamed Muna per mano di un connazionale, suo caporale, ha scosso l'intera comunità, ma ha anche acceso i riflettori sulle condizioni di vita nella tendopoli di Ciappe Bianche. Il 12 marzo le famiglie dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina manifesteranno a Palermo per chiedere che non venga chiuso il centro di eccellenza e che venga accolta la deroga. Francesco Triolo. Non è corretto, non è giusto, proprio non ha senso. È una delle voci delle famiglie del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Antonio, in quel reparto, ha trovato una famiglia nel momento più difficile e adesso racconta la sua esperienza, una testimonianza di ciò che rappresenta quel reparto di eccellenza. Non deve chiudere, noi vogliamo il CCPM aperto, noi vogliamo la deroga al decreto Balduzzi, che è altamente bypassabile. Noi vogliamo che la politica si impegni a qualunque azione mirata affinché ci siano due centri in Sicilia. I numeri parlano di un reparto in piena attività. Negli ultimi 6 anni sono stati eseguiti 168 interventi in media all'anno di estrema difficoltà sui cuoricini di piccoli pazienti. Taormina, in questo momento il reparto è pieno, la terapia intensiva è piena. Abbiamo operato oggi, opereremo anche sabato, abbiamo operato 2 notti fa, quindi il servizio è attivo 24 ore su 24. Non abbiamo ricevuto nessuna riduzione dell'attività, sapevamo che sarebbe andata così e oggi stiamo continuando a lavorare.
Il prossimo 12 marzo le famiglie saranno a Palermo davanti Palazzo d'Orleano per sensibilizzare la regione al mantenimento all'ospedale San Vincenzo del reparto di eccellenza gestito dal Bambin Gesù di Roma. Abbiamo deciso di organizzare la manifestazione a Palermo perché la regione deve ascoltare le nostre esigenze, non sono velleità. I bambini, i nostri figli sono stati operati e salvati dal centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina ed è un centro che funziona, per cui la politica deve prendersi le proprie responsabilità. La deroga, sostengono, è possibile anche perché in Italia ben 6 regioni, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche e Puglia, non rispetterebbero i parametri del mero bacino di utenza, ma mantengono in deroga più centri di quelli previsti. Io credo che sia arrivato il momento che vengano date delle risposte concrete a chi ha usufruito di un centro, ha avuto dei servizi, delle attività soddisfacenti e oggi se lo vede chiudere sulla base di una mera scelta politica. Parliamo di rifiuti, torna ad esplodere la polemica sui termovalorizzatori in Sicilia dopo la nomina del presidente della regione Renato Schifani a commissario per l'impiantistica. Stavolta il botta e risposta è tutto interno al centrodestra e vede protagonista il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Maglio Viola. La Sicilia è il tabù dei termovalorizzatori. In un'isola in piena emergenza rifiuti ormai da oltre un ventennio basta la parola pronunciata di tanto in tanto a scatenare il putiferio. A rilanciare il tema ci ha pensato la nomina giunta nell'ultimo giorno di febbraio di Renato Schifani a commissario per l'emergenza. Il presidente della regione avrà 2 anni di tempo, dovrà realizzare il piano rifiuti con l'obiettivo di uscire definitivamente da emergenza e sistema di scariche, dunque con priorità proprio ai termovalorizzatori. Il piano attuale per la Sicilia ne prevede 2, uno a Bellolampo sopra Palermo, l'altro a Pantano d'Arco, fra l'aeroporto di Catania e l'oasi del Simeto. Ma a mettere in dubbio nei mesi scorsi che se ne faranno veramente 2 è stato l'assessore a energia, acqua e rifiuti Roberto Di Mauro, per il quale la crescita della raccolta differenziata nell'isola potrebbe consigliare di farne uno solo. Uno studio in tal senso sarà affidato a una delle 3 università siciliane. Da una parte ci sono infatti le grandi città dove la differenziata arranca, dall'altra i comuni piccoli e medi dove invece funziona con punte dell'80%. A far esplodere la polemica tutta interna al centrodestra l'intervento del sindaco di Catania Enrico Trantino, adesso che plaude la nomina di Schifani e lo invita a fare presto e bene, citando proprio i 2 termovalorizzatori da realizzare. Ma arriva lo stop dell'assessore lombardiano Di Mauro, secondo il quale non è stata presa ancora nessuna decisione, e bacchetta il sindaco meloniano. I sindaci, dice, farebbero bene a occuparsi della raccolta dei rifiuti nelle loro città. Aggiunge polemico. A Trantino arriva lo stop anche dell'ex assessore comunale catanese della Lega, federata con MPA, Cantarella, per il quale è malsano pensare di sostituire le discariche con i termovalorizzatori. Il sindaco frena tutti e precisa: nessuna fuga in avanti, ho solo citato i termovalorizzatori previsti fino ad ora, dice, ma il problema sembra più politico che ambientale, soprattutto interno al centrodestra. In campo, infatti, non sono ancora scesi ambientalisti e sinistra nel suo complesso. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Adesso vi mostriamo a Catania le disastrose condizioni di via Santa Sofia, arteria che porta al policlinico. Buche ed avvallamenti rendono pericoloso il transito delle auto e dei mezzi di soccorso. Tonino De Mano. È un sentiero di guerra e in guerra i morti non mancano, così come sulle strade, sempre più disastrate e rattoppate. Pericoli in serie in via Santa Sofia, una delle arterie più trafficate di Catania, snodo fondamentale per raggiungere il policlinico. E sono proprio le ambulanze a risentire dei maggiori disagi, con buche ed avvallamenti, che mettono in pericolo i pazienti e gli stessi operatori di soccorso. Sono tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp 342-74-55005 che arrivano per via Santa Sofia, dal traffico caotico ed insostenibile all'asfalto dissestato, per non parlare delle grate a volte rubate ed altre volte dissaldate e quindi pericolose. Per correre ai ripari proprio questa mattina, approfittando della giornata domenicale, una squadra delle manutenzioni incaricata dal comune ha effettuato dei lavori per stabilizzare le grate, interventi resi necessari dalle continue segnalazioni arrivate agli uffici competenti. E dopo una serie di incidenti, ricordiamo che da queste parti ci è rimesso la vita anche uno scooterista, servono altri provvedimenti per garantire più sicurezza
In primis, sarebbe necessario rifare totalmente l'asfalto. Come potete vedere dalle immagini, i rattoppi sono ben visibili, così come i sobbalzi e le sollecitazioni ai mezzi in transito. E se da lunedì al venerdì si assiste al calvario degli automobilisti imbottigliati nel traffico, a volte non bastano 30-40 minuti per percorrere 3 km, oggi, considerata la giornata festiva e quindi la strada scorrevole, sono documentati i pericoli per chi viaggia a velocità più sostenuta, tenendo conto che, per forza di cose, sono proprio le ambulanze dirette al policlinico le prime ad essere coinvolte dal problema. Come ogni prima domenica del mese in Sicilia, visite gratuite in tutti i siti regionali. Stamattina siamo stati a Siracusa alla scoperta del castello Eurialo. Francesco Aloi. Sì, la prima volta in assoluto, pur essendo siracusano la prima volta qui. La giornata è limpida, da qui si vede anche il porto. Nella prima domenica del mese, tra i siti aperti, c'è anche il castello Eurialo. Siamo nella parte più alta di Siracusa. Una bella giornata di questa, l'occasione è buona per vedere quello che la nostra città offre. Con la scusa passiamo una giornata insieme ai bambini. Abbiamo approfittato la giornata la prima domenica del mese per venire a visitare uno dei luoghi più interessanti della zona. Un'opera fatta costruire dal tiranno Dionigi. L'obiettivo principale era quello di difendere la città dagli assedi. La cintura muraria era di ben 27 chilometri. Oggi ne restano molti meno, quel che basta però per tuffarsi nella storia. È la prima volta che vengo qua, anche essendo siracusano. Però facciamo questa esperienza, questa bella giornata di sole. Nel corso dei secoli quest'area subì diverse modifiche. Ogni popolo che conquistava la città voleva imprimere la sua firma. Questo punto, a Belvedere, è molto strategico e già i greci lo avevano ben capito. Ma quello che oggi colpisce di più è il panorama, mozzafiato. E adesso una notizia che addolora tutti noi. È morto dopo una lunga malattia Carlo Trischitta, esperto pubblicitario, uomo di grande valore umano e professionale. Sin dagli anni Ottanta, giovanissimo, ha lavorato per le aziende del gruppo. Le condoglianze al figlio Piero e alla famiglia. I funerali saranno celebrati domani alle 16 nella chiesa Nostra Signora di Lourdes a Catania. E adesso una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania stecca ancora e pareggia in casa con il Monterosi, penultimo in classifica. Adesso i rossazzurri devono guardarsi le spalle. Angelo Gagliano. Il Catania torna piccolo, al Massimino si fa imporre il pareggio dal Monterosi, penultimo della classe. La serata con Rimini è lontana, i tifosi a fine gara contestano alla squadra il non gioco e la scarsa grinta messa in campo. Anche contro i laziali, come spesso avviene in campionato, la formazione di Lucarelli evidenzia le croniche difficoltà offensive. Il primo vero tiro nello specchio della porta arriva solo all'ottantesimo. Lucarelli, dove è necessario, si affida al turnover. In difesa Curado e Conte giocano centrali, a metà campo c'è Zammarini dal primo minuto, mentre in attacco Cianci parte titolare. Una punizione di Chiricò, calciata alta, è l'unico tiro verso la porta avversaria dei rossazzurri nella prima parte di gara. Il Monterosi prima ci prova con Parlati e alla mezz'ora passa in vantaggio con Rossi, che di testa beffa una difesa rossazzurra, portiere compreso, troppo svagato. La reazione del Catania in questo tiro dalla distanza di Celli, ma è decisamente troppo poco. Il Massimino fischia ed ha ragione. Nella ripresa escono Chiricò, Celli e Cicerelli ed entrano Chiarella, Averi e Costantino. Lucarelli ridisegna i suoi con la difesa a 3. Il Catania però non riesce a scardinare il dispositivo difensivo degli ospiti. Peralta dietro le due punte, la mossa di Lucarelli per potenziare ancora l'azione offensiva, ma cambia poco. Ci prova Costantino dal limite, ma forte e reattivo. È comunque il preludio al pareggio del Catania, confezionato, vista la sterilità degli attaccanti, da due difensori. L'angolo di Peralta trova la sponda di Curado, che innesca Contec. Il sinistro del Curado si infila tra pala e portiere e rimette in equilibrio la gara. Subito dopo la rete, i rossazzurri però rischiano di andare di nuovo sotto. Albertoni neutralizza il tentativo di Di Francesco. Nessuna emozione nel recupero, adesso il Catania farà bene a guardarsi le spalle. Il tecnico Lucarelli ha commentato così a fine partita lo scialbo pareggio dei suoi. Sentiamolo. Non siamo riusciti a ricaricarci nessuno dopo la partita di mercoledì.
abbiamo portato le scorie della fatica e anche sotto certi versi della vittoria, perché la vittoria a volte la gestione della vittoria a volte è anche più pericolosa della gestione della sconfitta. E purtroppo siamo stati piatti, siamo stati senza gamba, siamo stati poco vivaci, al di là che abbiamo preso il gol nell'unico tiro in porta del Monterosi, però non eravamo reattivi, abbiamo palleggiato male, anzi abbiamo palleggiato poco e male. Cambiato qualcosa a livello caratteriale il secondo tempo, ma abbiamo tirato tante pallonate lì davanti. Ho provato a riconfermare in blocco il gruppo di mercoledì, salvo dove avevamo giocatori infortunati, però purtroppo col senno di poi sarebbe stato meglio cambiarne 10 e giocare con giocatori riposati e che non avevano goduto per la vittoria di mercoledì. Il Messina sbanca Brindisi e si avvicina alla zona playoff. A segno Zunno, doppietta e Capitan Ragusa. Sentiamo Sergio Colosi. La prima volta di Marco Zunno in trasferta con la maglia del Messina sarà ricordata a lungo, perché la sua doppietta ha aperto la strada al successo di Brindisi, che vale la salvezza virtuale e il sogno dei playoff. Zunno protagonista assoluto in Puglia, ha segnato i suoi primi gol stagionali lontano dal Franco Scoglio dopo averne realizzati 4 in casa. L'equilibrio del primo tempo, con un Messina aggressivo e un Brindisi volenteroso e nulla più, si spezza al minuto 32 con un'azione individuale dell'attaccante di proprietà della Cremonese, che di destro supera Saio. Il capitano Ragusa è nel suo momento migliore e al sesto della seconda frazione ripaga la fiducia di Modica con il raddoppio sull'assist di Emmausso. La ripresa è più interessante e si arricchisce del gol di Opola, ma la notizia è la disattenzione di Fumagalli, una rarità per il 30 giallorosso, sul colpo di testa del nigeriano. Per i numeri la partita è riaperta, anche se Modica, con gli ingressi di Lia e Ortisi, blinda le corsie esterne e il destro caldo di Zunno al 29esimo mette la parola fine sulla sfida del Fanuzzi, con i pugliesi sempre più ultimi e il Messina che torna a vincere a Brindisi dopo 75 anni. In Serie B il Palermo è in caduta libera. I rosanero sconfitti a Brescia dicono addio ai sogni di promozione diretta. Marco Gulla. Ranocchia, Segre di Akitè e di aver sostituito Brunori a fine primo tempo. Qualcosa non va, è chiaro. La partita è in casa con la Ternana e oggi ha certificato che in questo momento facciamo degli errori che purtroppo ci penalizzano, paghiamo, perché dentro la partita qualcosa di interessante lo facciamo, ma poi facciamo degli errori. Abbiamo fatto una partita con la Ternana, come ho detto, dove abbiamo perso lucidità. Oggi, nonostante un inizio shock, la squadra si era ripresa bene, aveva fatto il gol dell'1 pari, aveva fatto il gol del 2-1, poi purtroppo c'è stata l'espulsione, il grande gol di Paghera. È un momento difficile e delicato. Da quel secondo tempo, dietro l'angolo. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona serata.